Obiettivo gambe perfette, per questo ho studiato per voi due step. Oggi affronteremo il primo, ovvero l'attività fisica. Ricordatevi di abbinare a un esercizio di pianificazione dell'attività aerobica, che sia bici, nuoto, corsa, quello che volete. Grazie all'aiuto di Elisa vedremo insieme qualche esercizio. Affrontiamo i primi tre esercizi insieme in piedi. Il primo è lo squat. Gambe leggermente divaricate, busto ben eretto, addome contratto, vado come sedermi su una sedia, stando facendo bene attenzione a tenere il ginocchio in linea con la caviglia. Seconda tipologia di squat, squat plié, vado all'esterno con le punte come una brava ballerina, vado in apertura. Faccio sempre bene attenzione a tenere l'addome contratto. Ultimo esercizio, il classico affondo. Porto in flessione il ginocchio quando vado in avanti con una gamba, chiudo e cambio lato. Gli esercizi vanno eseguiti per 8-10 ripetizioni per 3 serie ciascuno. Seconda parte degli esercizi li eseguiamo a terra sul tappetino. Il primo è glute a terra. Porto in estensione una gamba, sollevo la gamba fino al pezzaguto, scendo e tocco terra. Ripeto l'esercizio almeno 8-10 volte per 3 serie, sia per la gamba destra che per la gamba sinistra. Il secondo esercizio è il curl. Vado in posizione, porto ad angolo retto la gamba, il piede bene a martello e spingo verso l'alto, tenendo bene contratto il gluteo. Spingo bene, ripeto sempre l'esercizio 8-10 volte per 3 serie, su gamba destra e gamba sinistra. Terzo esercizio, interno fascia. Mi appoggio sul fianco, la gamba esterna si incrocia davanti, la gamba interna appende bene a martello e porto verso l'alto la gamba. Vado bene a contrarre tutti i muscoli, l'esercizio è proprio indicato per l'interno coscia. Sempre da ripetere 8-10 volte per pressare sia per la gamba destra che sinistra. Ultima parte degli esercizi, con l'aiuto di un elastico di una terra vado pure delle cavigliere, distese sul fianco, gambe ben stese, piede a martello, vado in apertura. Questi sono gli abduttori, vado a contrarre tutti i muscoli delle gambe, compreso il gluteo. Quando l'elastico faccio resistenza contro di esso, quando invece le cavigliere cerco di concentrarmi bene sulla contrazione dei muscoli delle gambe e di sollevare la gamba in linea con l'anca. 8-10 ripetizioni per passare gamba destra e gamba sinistra. Vado a carponi, esercizio per gluteo ed esterno coscia. Vado in apertura laterale, faccio bene attenzione a rimanere in linea con l'anca e la schiena, quindi restare bene.